In diretta per un'intervista con David Messina, illustratore. Buonasera. Buonasera. Si diploma a Roma presso la Scuola Internazionale di Comics, dove ora è anche docente. Esatto. Grazie David, grazie per la Grazie a sua voi. disponibilità. Iniziamo subito con la classica domanda: come è iniziata la tua carriera professionale? Ok, la mia carriera professionale è iniziata in modo un po' particolare, perché praticamente io appartengo a quella generazione che si trova a cavallo fra l'arrivo di Internet e tutto quello che c'era prima. Quindi diciamo che come io ho iniziato, gli obiettivi a cui io aspiravo erano ovviamente riuscire a lavorare in Italia per Bonelli, che era l'unica casa editrice che faceva un tipo di fumetto vicino al mio stile, al mio modo di disegnare. Pur però amando il fumetto americano, che a quel momento era esattamente all'altra parte dell'oceano ed era una distanza molto più grande rispetto a quella che è adesso. E per cui per i primi tempi ovviamente lavoravo in piccole produzioni o comunque fumetti per piccole case editrici in Italia e facevo le prove per la Bonelli, come succedeva a molti dei miei coetanei. Come si è aperta la possibilità con internet di poter cominciare ad avere un contatto direttamente con gli americani, ho cercato di muovermi in quella direzione. Paradossalmente, l'arrivo di internet è stato anche parallelo a un temporaneo soggiorno di Jimmy Lee in Italia, dove ho vissuto a Reggio Emilia per quasi un anno, oltre un anno più o meno. E con Jimmy abbiamo avuto modo di conoscerci. Gli erano molto piaciuti i miei lavori e si stava parlando di fare qualcosa con la Wildstorm, la sua etichetta che lui aveva proprio di recente spostato in DC Comics. Poi per una serie di eventi fortuiti questo progetto è saltato, ma da lì Jim mi ha messo in contatto con una sua amica che lavorava per una piccola casa editrice chiamata Lady W, che stava proprio cercando un disegnatore per il lancio di una nuova serie. Da lì ho avuto modo di incontrare Chris Ryan, sempre via mail ovviamente, perché per almeno 3 anni i miei datori di lavoro mi sembrano anche che faccia avessi. E da lì ho cominciato a collaborare con la DW, lavorando sulla serie di Angel. E dopodiché, una volta sbarcato nel mercato americano come disegnatore, all'inizio di Angel, poi di Star Trek, poi è arrivata la Marvel, la DC, l'Image, ed è stato un po' tutto un susseguirsi di lavori. Bene, e volevo anche chiederti quali sono le tue maggiori influenze, americane, giapponesi, anche italiane volendo? Ok, allora, credo che fondamentalmente le principali influenze siano due, quelle giapponesi e quelle americane. Essendo cresciuto con gli anime, come tutti quelli della mia generazione, e appartenendo praticamente a quegli autori che sono cresciuti con i fumetti della Cosmo, e poi in seguito Labor Comics e Star Comics, per cui le mie due maggiori influenze sono state sicuramente provenienti da queste due nazioni, da questi due mercati. E da parte dell'americano, e indubbiamente ad aver influenzato molto il mio stile, sono stati autori come Adam Hughes, e anche Jim Lee, per un lungo periodo, è stato un autore che guardavo tantissimo, amavo tantissimo. Mentre invece, dal punto di vista giapponese, sicuramente Otomo e Akira, nei confronti del quale continuo ad avere una forma di feticismo e colleziono tutte le edizioni italiane di Akira, quindi sono alla quarta edizione italiana di Akira. Che ce n'è stata una da poco, Esatto, recente, l'ho ricomprata di nuovo e non leggo Akira credo da 20 anni, ma lo continuo a comprare compulsivamente. Però il dottore ha detto che non sono pericoloso. è innocente come cosa, perfetto. A proposito, parlaci un po' del tuo stile, il tuo tratto che ti caratterizza, vogliamo saperlo. Ok, è un po' particolare perché in realtà trovandomi all'interno del processo creativo io mi vedo in un costante mutamento, ricerca di stimoli e non riesco a vedere come il mio stile è caratterizzato o meno, proprio perché in un qualche modo sto sempre rincorrendo un'idea in testa e che in realtà non raggiungo mai, un po' come una carota davanti a un asino per farlo correre. E più dall'esterno mi viene percepito il mio stile, mi viene percepita il mio modo di disegnare come distintivo. Indubbiamente cerco di farmi influenzare non solo da ciò che vedo nel mondo del fumetto, che amo tantissimo, ma anche tutto quello che viene dal mondo dell'arte. In particolare ho un amore per tutto quello che è la produzione degli anni 30 e 40 della scuola di illustrazione americana, quindi Leyland Decker, Norman Rockwell e quindi tutto quel tipo di influenze che cerco di conciliare con quello che è il mio amore appunto per il fumetto giapponese e per il fumetto americano. E cerco sempre di sperimentare nuovi strumenti per disegnare, e anche su quello una specie di compulsione perché finisco col comprare tantissimo materiale e a volte non avere neanche il tempo di utilizzarlo. Però
però magari mi piace il segno che hanno lasciato lì mentre lo trovo nel negozio, mi piace la forma, lo compro e poi li metto in condizioni, che ne so, di poter fare una copertina utilizzando pennarelli che non avevo mai usato prima, cercando quindi di vedere come adattarli alla mia visione dell'immagine, quello che ci posso fare anche magari modificandoli, lavorandoci sopra con il bisturi o con la carta vetrata. Quindi fondamentalmente è una sorta di marasma continuo. Adesso sto lavorando molto con le pad e cercando però di trovare un segno e uno stile che io possa replicare anche sul cartaceo, proprio per non viziarmi a lavorare solo con uno strumento. E quindi cerco sempre di muovermi in parallelo ai pad e fare altra roba su carta, proprio per cercare di far evolvere in maniera parallela l'approccio a due tipi di strumenti. A due tipi di modo di lavorare. Quale dei due preferisci in realtà? Che ti emoziona di più? Allora, da vecchio dinosauro direi la carta, perché come dice quel meme, vuoi mettere l'odore della carta, l'odore della matita temperata, perché sicuramente mi piace sporcarmi le mani, mi piace arrivare a fine giornata che sono con le mani sporcate di colore, che ho combinato qualche casino. Anche mi piace quella paura di quando fai un errore lo devi recuperare e modificare sul foglio stesso, perché non è la possibilità di tornare indietro o di cancellarlo come te lo permette il lavoro digitale. Da un punto di vista però pratico, essendo una persona che ama molto viaggiare, ama molto muoversi, le pad mi danno una libertà enorme, cioè io posso prendere e andarmene un mese, 2 mesi da un'altra parte d'Europa, Valencia, Parigi, portarmi dietro il lavoro e non per questo dover avere tantissimi album, pennarelli o altro con me, ma semplicemente una borsa pratica. Non Leggera. una cosa, un unico dispositivo. Esatto. Hai lavorato per editori sia francesi che americani. Quali differenze hai riscontrato nelle due realtà? In realtà con i francesi ho avuto dei contatti, abbiamo iniziato delle collaborazioni, ma non sono mai concretizzate nulla. E adesso sono pubblicato in Francia dalla Shockdog, che ha pubblicato il mio ultimo lavoro, Trikis, per Francia, Spagna e Italia. E quando ho avuto modo di lavorare con i francesi, in realtà ho lavorato sul progetto con gli umanari associati, poi il progetto non ha più visto la luce nonostante fondamentalmente fossero già stati scritti più di 2 volumi e io avessi già realizzato una ventina di tavole. E quello che posso dire è che noto una maggiore differenza e una maggiore ingerenza da parte degli editor francesi sul modo in cui disegni. Cioè, loro intervengono molto di più sulla mia scelta dell'inquadratura, la scelta della layout di tavola, il tipo di caratterizzazione dei personaggi, c'era un'incidenza maggiore che io mal sopportavo perché mi sentivo molto bloccato in questo modo di lavorare. D'altra parte gli americani mi danno una maggiore libertà dal punto di vista creativo, anche di strumenti da utilizzare, anche di scegliere come sto facendo adesso, di lavorare con i toni di grigio su una tavola. E anche quando mi trovo poi a lavorare su prodotti come potrebbe essere per esempio Star Trek o Guerre Stellari, dove devo comunque mantenermi a tutta quella che è la canonicità di un universo già stabilito, già realizzato in precedenza, ciononostante ho comunque una maggiore libertà. Ecco, credo che forse sono queste le due differenze, la differenza maggiore, oltre ovviamente le tempistiche che nel mercato americano sono molto più strette, media 4 settimane circa per un arco di 20 tavole. Accidenti, quindi ritmi. Assolutamente, non si dorme la notte. Non si dorme, non si dorme. Nel 2005 hai rilanciato la serie Angel, insieme allo sceneggiatore Jeff Mariotto. Come nasce un progetto di rilancio di un personaggio? Cioè, si prende un personaggio che magari non ha avuto un buon seguito, oppure ha avuto tanto seguito e si vuole in qualche modo reinterpretare? Allora, lì in realtà mi è capitato 2 volte di rilanciare un personaggio in 2 situazioni esattamente opposte, diametralmente opposte. Nel caso di Angel, siamo in un periodo in cui la serie di Angel era finita da 1 anno o 2, la serie televisiva in una maniera che aveva fatto arrabbiare i fan. In realtà secondo me è molto poetica, però capisco che il pubblico americano non aveva apprezzato quel finale così amaro, così negativo. Ed era un momento in cui Joss Whedon cominciava a brillare di quella luce che poi è culminata con il primo Avengers, in cui addirittura è diventato un personaggio così amato, così di moda, che la gente girava con la maglietta Joss Whedon is my master. E c'era il problema del fumetto di Angel che da Dark Horse non era mai riuscito a far funzionare. Proprio in quel periodo Chris Royal, che mi aveva appunto chiamato per quella serie di eventi a partire da Jim Lee,
a lavorare con la VW, lui voleva rilanciare Incial, ma aveva capito che per dare ad Incial quella forza, riconoscimento da parte del pubblico, bisognava coinvolgere direttamente Wharton o il team della Montalterni. Jeff Marriott era il responsabile della gestione di tutto quello che era il bestiario e il compendio dei demoni dell'universo di Angel di Buffy, quindi era già all'interno della Montalterni. Da parte mia, il mio compito era quello di mantenere fedele l'atmosfera del fumetto, del film, e riuscire a trasporre nel fumetto, e che per me è stata una cosa molto facile da fare, perché ero in realtà già fan della serie, quindi era una di quelle cose per cui mi scrivono e mi dicono: ma tu conosci questa serie televisiva? Io ridacchiando, poi guarda, adesso vedo un po', mi guardo qualche puntata, e poi ti so dire, ero già la terza visione di tutti i cofanetti. E quindi in quel caso in realtà dovevamo attenerci fedelmente all'atmosfera della serie televisiva, e avere un fan come ero io e uno all'interno della Montalterni mi ha permesso di in un qualche modo di ricreare quel tipo di atmosfera, quel tipo di feeling che gli spettatori, i fan stavano cercando. In seguito ho lavorato sul rilancio di un altro personaggio che si chiama Round the Space Knight, da me quasi sconosciuto in America, era diventata un personaggio talmente iconico e talmente amato che ho visto foto di statue a Times Square del personaggio di Roma. Era un personaggio amatissimo negli anni 70-80. Lì invece mi fu chiesto di allontanarmi dal design originale, di fare proprio un redesign del personaggio più in linea con l'estetica attuale, perché poi il personaggio nasceva da una linea di giocattoli, doveva essere di nuovo reinserito nel mercato come giocattolo, e quindi in realtà l'approccio era non di snaturare, ma comunque di reinterpretare fortemente il personaggio. Bellissimo. Tra l'altro, durante i lavori è iniziato il progetto per la miniserie Star Trek. Raccontaci un po'. No, mi viene da dire perché in realtà non sono mai stato un grande fan di Star Trek, e lo dico apertamente perché i Trek, se lo sanno, l'ho sempre detto ad ogni incontro, e io guardavo la serie con Kirk e Spock, con mia sorella quando ero bambino, però io sono sempre stato più un fan di Guerre Stellari, per cui a un certo punto mi spostano da Angel e mi mettono su Star Trek, perché Chris Ryan aveva sviluppato questa idea che io portavo fortuna ai lanci delle serie da DW, stesso motivo per cui fui messo dopo su True Blood e in seguito sull'evento Infestation. Per cui mi ritrovo a lavorare su Star Trek, che io per un supporto, io sono mini in pigiama, una roba che non voglio disegnare, e decido di fare tutto quello che è il mio potere per farmi mandare via e ricacciare di nuovo su Angel. Per cui comincio a disegnare scene d'azione molto violente, mostri quanto più eccessivi possibili, tant'è vero che in più di una recensione venivo tacciato di fare dei mostri troppo orribili e spaventosi rispetto all'immaginario dei Trekkers, e le donne erano tutte estremamente provocanti, anzi io ancora di più calcavo la mano prendendo attrici di film porno come riferimento per i comprimari, sperando che tutto questo mi facesse arrabbiare e mi mandassero via. Paradossalmente i fan invece avevano apprezzato questo tipo di approccio, e ancora peggio, J.J. Abrams, quando dovette lanciare il film Star Trek con il rilancio del brand, decise di prendere me per realizzare il prequel, perché mi hanno raccontato così alla riunione con la VW e con la Bad Robots, mi disse: questo odia Star Trek tanto quanto me, facciamolo disegnare a lui. Non ci posso credere. Bellissimo. Per cui alla fine mi sono ritrovato ad essere il poster boy del rilancio J.J. Abrams, e tutti i miei tentativi di scappare da Star Trek sono stati inutili. Ottimo. Hai collaborato e collabori con molti sceneggiatori, non ti hanno mai chiesto un cambio stilistico o mantieni sempre per tutto un tratto che ti caratterizza? Allora, su questo devo dire che i sceneggiatori non mi hanno mai chiesto un cambio stilistico, mi è capitato da degli editor. E mi capitò anche un editor che aveva visto il Tommy Fumito di 6 anni prima, quando mi prese a lavorare io di realizzare tavole con l'evoluzione nel frattempo del mio stile, e lui rimase spiazzato dicendomi: ma io ti ho chiamato perché avevo trovato questo volume, mi era piaciuto molto il tuo lavoro, ho detto: guarda, va bene, ma quella roba è di 6 anni fa, e quindi abbiamo dovuto trovare poi un compromesso. Da parte dei sceneggiatori non c'è mai stata questa richiesta, anzi c'è sempre stata massima libertà nel modo in cui io volevo interpretare le loro storie, e di parte mia cerco sempre di mantenere una visione che sia la mia nello storytelling, nell'uso delle inquadrature, nel modo in cui io percepisco il mondo e lo racconto.
e cercando però sempre di raffinare quello che è il mio stile, quindi lavorare sempre di più su certe spigolosità e certi tagli che in qualche modo caratterizzano il mio modo di rappresentare la realtà, però aggiungendoci sempre un elemento nuovo. Adesso, per esempio, con l'iPad ho cominciato a lavorare con i toni di grigio che magari prima non usavo, perché sulla carta avevo sempre paura di sporcare il foglio e poi avrei dovuto fare un lavoro di pulizia troppo lungo per poter consegnare per tempo. Quindi diciamo, ritornando al discorso di prima, il digitale in qualche modo permette anche un'ulteriore Sì, sperimentazione. forse una delle sperimentazioni che mi ha più soddisfatto del digitale, infatti adesso sto studiando come farla su scarta. È stato quello di fare direttamente le matite, come ho fatto per il mio volume per la Shopdog, sono direttamente delle matite di cui io poi dopo vado a rintracciare solo i contorni con un nero chiaro e alcuni elementi come gli occhi, la bocca o il naso. In questa maniera, mantenendo la freschezza del disegno a matita, l'istintualità del disegno a matita, che altrimenti sarebbe stato problematico fare su carta perché io metto molti dettagli negli sfondi e quindi poi muovendo la mano sulla carta con la matita avrei impastato. È uscito lo scorso dicembre Three Keys. La tua prima opera d'autore era Shotgun, appunto. L'immaginazione visionaria di Lovecraft suscitava in molti casi terrore nel lettore tramite la mancanza di una descrizione di ciò che generava. Come hai fatto a conciliare questa tecnica narrativa nella tua opera, prettamente visiva? Allora, è stata effettivamente una delle mie domande, cioè come riesco a ricreare l'orrore di Lovecraft? Però Lovecraft allo stesso tempo, paradossalmente, è vero che lui non ci mostrava le cose, ma ci raccontava delle azioni dei personaggi, ma alla fine si è creata una sorta di iconografia legata a Lovecraft, tutto quello che è legato diciamo, alla mostruosità marina, dallo stesso Cthulhu che ormai è interpretato in tantissime forme, alla progenie di Dagon, quindi paradossalmente il suo non avercene detto, descritto quello che i protagonisti vedono, ha spinto tantissimi autori a visualizzarlo, finché questa visualizzazione è diventata una iconografia che è ormai riconosciuta e condivisa da tutti. Io sono andato a riprendere quell'iconografia senza tradirla, e addirittura poi andando magari a riprendere certi elementi che secondo me l'avevano meglio interpretata anche in maniera forse inconscia, come per esempio il mostro della Laguna Nera dell'Hammer Film, che secondo me è un perfetto mostro della progenie di Dagon. Quello in cui cercavo di ricreare l'effetto disturbante di Lovecraft è una cosa che ho provato all'interno di un capitolo, ma che avrei voluto dargli più spazio, è la descrizione delle reazioni della follia, cioè quando i telegiornali raccontano cosa fanno le persone mentre impazziscono, quindi quello che viene fatto, che gli umani fanno agli altri umani nel momento in cui impazziscono, perché è qualcosa che io non mostro, lo faccio raccontare dai telegiornali e dalle persone che parlano fra di loro e quindi lascio al lettore il modo di poter ricostruire nella maniera più orribile e disgustosa possibile un'immagine che io non mostro ma che lascio completamente alla sua immaginazione. Grazie. Quindi, tra l'altro, c'è tutto un lavoro dietro di studio proprio di quasi tutte le opere di Lovecraft. Tutte, senza quasi. E per fare un esempio, che è una cosa che non esplicito nel volume, cioè la faccio cadere, ma non ho mai ho sempre cercato di evitare di essere didascalico, di fare lo spiegone, quello vado a dire. E scelgo che la figura di Nyarlathotep utilizzi la tecnologia, nello specifico internet, per quello che è il suo piano, che ha a che vedere poi con il centro del volume, e ho scelto il fatto che utilizzi la tecnologia, utilizzi internet, utilizzi social, perché Nyarlathotep era chiaramente ispirato a Nikola Tesla. In una lettera Lovecraft raccontava di come era rimasto terrorizzato nell'andare a vedere uno spettacolo, una dimostrazione durante una fiera di Nikola Tesla ed era terrorizzato da quello che la tecnologia avrebbe potuto comportare per gli esseri umani. E diceva chiaramente che la figura di Nyarlathotep era proprio ispirata all'inquietudine che Nikola Tesla gli aveva messo addosso. Da lì ho scelto di utilizzare di nuovo la tecnologia e di far sì che sia proprio Nyarlathotep ad utilizzarla, richiamandomi quindi a quella che era la paura originaria di Lovecraft. Sei molto legata al dolore, Allora, in realtà sono molto legato a Stephen King, che dell'horror è sicuramente il mio preferito, ma Lovecraft mi ha messo mi ha sfidato nel riuscire ad immaginare la cosa che più mi facesse paura. Quel meccanismo che ti dicevo prima, leggevo Lovecraft sperando che lui mi raccontasse questi mostri, non me li descriveva, mi metteva in condizione di doverli immaginare, mi sentivo sfidato da lui e quindi è stato in qualche modo per me un potentissimo esercizio di visionarietà, cioè cercare di immaginare qualcosa che mi terrorizzasse come io leggevo che quelle cose terrorizzavano i suoi personaggi. Quindi
Quindi ho provato per Lockhart una innata simpatia perché mi ha sfidato sul piano dell'immaginazione. Cosa consigli ai tuoi giovani allievi? Allora, di solito ai giovani allievi la prima cosa che consiglio è quello di leggere da profumetti. E c'è un'idea, soprattutto pensando da molti colleghi in Italia, per cui se fai fumetti non devi leggere fumetti perché già li disegni, quindi non hai bisogno di doverli leggere, che è un'idea che trovo sempre abbastanza sciocca. Io non mi fiderei mai di un cuoco anoressico. Ci tengo che il cuoco abbia il gusto del mangiare perché poi lo condivide con me. Il fumetto è un linguaggio che si evolve e secondo me la prima cosa che dobbiamo fare è essere dei lettori avidi. E una delle cose che amo dello studio in cui lavoro, lo Skeleton Monster, è che noi andiamo a fare le sortite tutti insieme in fumetteria per comprare fumetti, ce li consigliamo, e ci discutiamo sopra, a volte facendoci prendere anche dalla foga, e perché è una roba importante, secondo me, significa mantenere una certa sensibilità nella narrazione. Dopodiché l'altra cosa che ovviamente consiglio a loro è quella della pratica continua, perché ovviamente la competizione è enorme. Proprio qui l'internet che mi ha permesso a me di affacciarmi in America e dopo di me una marea di autori, è quello che però permette anche ai ragazzi dalla Spagna, dalla Francia, dal Giappone di poter lavorare per ogni altro mercato. Dopodiché, oltre a questi due consigli, io l'augurio che do sempre ai miei studenti al terzo anno, che di solito li lascio sempre un po' perplessi appena glielo dico, è di prendersi un calcio sui denti appena possibile. La botta peggiore che possono prendersi subito e essere massacrati immediatamente, perché secondo me poi lì si vede la differenza. Se ti rialzi dopo una botta, allora vuol dire che hai davvero un profondo amore per questo lavoro e che davvero nulla ti può fermare. Se invece non ti rialzi, è bene che lo scopri subito che non è davvero questo il tuo amore, quindi vai per altre direzioni. E è preferibile che non scoprirlo dopo 5-6 anni che in realtà non hai la grinta per andare avanti e che comunque hai vivacchiato all'interno del fumetto. Se ti devi prendere un calcio, lo devi prendere subito, perché comunque è un lavoro, ma è un lavoro dove ti metti in discussione per primo e le botte arriveranno sempre, ci saranno successi come ci saranno i successi. E se non sei disposto a rimetterti in discussione dopo un fallimento, è bene che tu lo scopri immediatamente. Mi piace questa cosa, schietta e sincera, Così sì, giusto. almeno non è, perché mi rendo conto che cioè, per loro è importante capire davvero la misura di questa loro passione, finché sei in un ambiente protetto come la scuola non lo puoi sapere. Lavori, stai bene, però quando cominci a vedere le recensioni negative, quando dicono che non funziona, quando fai un portfolio di più, come è successo a me, ti si dice guarda, trovati un lavoro vero perché non hai nessun futuro nel fumetto. E detto da tre editori, poi nella stessa Lucca, è una botta enorme, ovviamente. Però va bene, io mi sono rialzato, ho continuato e sono dove sono. Però l'ho scoperto subito, l'ho scoperto a 18 anni che ero in grado di farlo, meglio subito. Perché poi secondo me diventa anche più difficile quando si cresce rimettersi in discussione. Ma anche accettare, quando si è consolidato un meccanismo, è difficile poi sradicarlo e accettare il cambiamento, o comunque dover affrontare nuovi orizzonti, nuovi stili, Sì, nuove ma no, cose. assolutamente. Questo invece è un lavoro che è costantemente mutante, in mutazione, quindi è bene. E che loro sappiano fin da subito che devono mettersi in discussione costantemente. Progetti futuri? Ok, allora, progetti futuri, sto pensando quelli che posso Esatto, dire. immaginavo perché c'è il famoso segretissimo Esatto, segreto. esatto. Allora, adesso sto preparando un nuovo progetto per l'America, insieme a un mio amico, un altro editorato, stiamo preparando un progetto insieme su una cosa che fa parte di uno schema molto più ampio che coinvolge anche il mio lavoro con Trikis, e quindi stiamo preparando insieme questo progetto e che però vedrà la luce probabilmente fra un annetto e mezzo. E sono a lavoro sulla serie di Star Wars e Han Solo, che saranno 10 numeri, e dopo di questo sono a lavoro su un progetto per l'Aftershock, una serie creature-owned, però dal mio contatto non posso rivelare né con chi ci sto lavorando, perché non è una persona del mondo del fumetto, viene da fuori del mondo del fumetto, e né di che cosa tratta, a parte che sarà una miniserie di 5 numeri, ma non posso ancora dire di che cosa tratti, né il genere, e su cui andremo a muoverci. E l'altra cosa, sto pianificando un altro progetto in parallelo, sempre negli Stati Uniti, e nonché anche qualcosa nel campo dell'animazione, per cui sto lavorando sugli storyboard e concept design di un progetto per il mondo dell'animazione che sto realizzando con un altro team. Bellissimo, vediamo la parola. Che
perché mi fa un perfetto vedere dei personaggi muoversi in animazione e devo dire che le persone con cui sto lavorando, Lino Grandi e il suo team, sono strepitosi veramente. Bellissimo, quindi aspettiamo tutti l'arrivo. Vi ringrazio, grazie a voi. Grazie per la disponibilità, grazie a tutti, ciao! Ciao.